Lecce 2, Milan 2. Allora, vediamo di fare una cosa il più veloce possibile, se ci riesco. Prima cosa, siete liberi di fare e dire quello che vi pare, ma chi non ha parole di elogio per questa squadra, per il progetto e per il percorso di questa squadra, e chi si basa sempre solo sulla singola partita, o su un pezzettino di stagione, senza considerare tutto ciò che è stato fatto e da dove si è partiti, non deve avere a che fare con me. Potete dire e fare quello che volete, quando volete, con chi volete, tanto siete sempre lì sui social, notte e giorno, non avete niente da fare perché siete dei parassiti. Fatelo con altri, non con me, lontano da me, dai miei canali, da tutto ciò che mi riguarda. Prima cosa. Secondo, ci siamo di nuovo fatti rimontare come a Napoli. A Napoli a fine primo tempo eravamo in vantaggio 2-0, partita finita 2-2. Oggi è la stessa cosa. Ovviamente Lecce e Napoli hanno due pesi specifici ben diversi. Oggi abbiamo fatto un'ora di altissimo livello, dove abbiamo fatto due gol, potevamo farne anche più di due, nonostante l'uscita dal campo di Leao per un problema muscolare, l'ennesimo. Lo staff funziona, non funziona, è un problema di staff, non lo posso sapere io, non lo potete sapere voi, quindi più silenzio fate, meglio è, si possono fare tante ipotesi, ma nessuno di noi sa la verità. Fatto sta che Leao è uscito e nonostante questo abbiamo fatto due gol e rischiato di farne altri. Nel primo tempo abbiamo rischiato di prendere un gol, Maignan ha fatto un grandissimo intervento. Dopodiché abbiamo dovuto far rifiatare Calabria perché non può far giocare tutte le partite a livello con cui le sta giocando, perché quando gioca nel suo ruolo è un giocatore che in Serie A ci sta tranquillamente, il suo lo fa, poi ha educazione, ha rispetto, ha senso di appartenenza, ha milanismo, ha umiltà, ha tutte caratteristiche a voi sconosciute e in questo campionato ci sta tranquillamente, in questo periodo è uno dei migliori. E quindi giustamente è stato fatto rifiatare. Sono stati messi Musà e Theo molto larghi. Musà non è entrato benissimo, ha perso una palla calcisticamente parlando da criminale, e da lì poi abbiamo subito il secondo gol. Però ci stava sul 2-0 provare delle cose nuove, alternative. Ci sta sul 2-0 in trasferta a Lecce, ci sta dopo che martedì ha fatto quel tipo di prestazione in Champions. E da fastidio, poi il primo gol l'hai preso di nuovo sul calcio piazzato, quindi lì è una disattenzione dei singoli sul calcio piazzato. E finora nel complesso sono più le cose positive che quelle negative. Abbiamo dei cali di concentrazione. Stiamo cercando di affrontare due competizioni al massimo, tirando veramente la carretta in una maniera incredibile. Siamo dopo 12 giornate di campionato, abbiamo subito il 21esimo infortunio. In Champions League, nelle prime due partite, non siamo riusciti a fare gol nonostante le occasioni che abbiamo creato, e quindi ci siamo dovuti poi affannare in maniera importante nelle due partite col Paris Saint-Germain, sia a Parigi che ieri. Quindi abbiamo dovuto spendere tante energie perché è importantissimo cercare di passare il turno in Champions. Poi non so se ce la faremo, ma almeno provarci è importantissimo. Sia a Napoli che oggi, in vantaggio di due gol, abbiamo cercato di fare il terzo con un atteggiamento propositivo, offensivo, e questo mi rende fiero e orgoglioso dei miei colori, del mio club, del mio stemma, anche con tutto il fastidio che ho per i punti persi, sia a Napoli che oggi. Con tutto il fastidio che ho e ne ho, ma sono fiero e orgoglioso perché siamo un club che gioca a calcio, che segue la propria filosofia, la propria natura e il proprio DNA. Cerca sempre di essere aggressivo, di essere propositivo, di essere dirompente, di comandare il gioco, di essere elegante e di mostrare sempre fraseggio e palleggio.
Infatti, noi abbiamo la storia che abbiamo perché la nostra filosofia è sempre stata questa. Al di là dei giocatori che ci sono in campo, al di là degli allenatori, al di là di tutto, la filosofia del club è questa. E con questa filosofia perdiamo qualche punto qua e là, ma siamo il club al mondo che nelle ultime 3 stagioni ha fatto l'upgrade maggiore di tutti. Perché nessun club al mondo nelle ultime 3 stagioni, col budget che abbiamo avuto noi a disposizione, nelle condizioni in cui ci siamo trovati noi, col passato recente che abbiamo avuto noi, ha ottenuto un secondo posto nella 2021, uno scudetto nella 21-22 a maggio, solo grazie al fuorigioco geografico, all'arbitro Serra, a Udoge, alla gamba spezzata di Belotti. E nella 22-23, semifinale di Champions League, e in questo è in corso, siamo in alto in campionato per il momento. E ci stiamo giocando la possibilità di andare agli ottavi di Champions League, poi vedremo se ce la faremo o meno. Quindi nessun club in Italia, essendo un club calcistico italiano, cioè facendo parte del paese più corrotto del mondo, nessun club in questi anni ha ottenuto gli stessi risultati nelle stesse condizioni. Ok? Con questa mentalità. Abbiamo ricostruito una mentalità, abbiamo ricostruito una mentalità che era sparita per vari motivi, e la stiamo cercando di portare avanti ampliandola sempre di più. Quindi, i 2 punti persi oggi, 2 punti persi a Napoli, punti persi qua, punti persi là mi possono dar fastidio, ma vedendo oltre, vedendo l'insieme, vedendo tutto quello che è stato fatto e che si sta facendo, la mentalità che c'è, è più grande la fierezza e l'orgoglio che ho che il fastidio. Il fastidio mi passa, anche perché ho problemi ma ben maggiori che calcistici. E la mia mente, soprattutto in questo momento, non è sull'aspetto calcistico, ho la testa ben da altre parti per cose molto più serie. Ok? Quindi sono molte più le cose positive che quelle negative. Krunic gioca perché Krunic, non essendoci Bennacer, mi garantisce copertura difensiva, mi va a coprire la linea di passaggio avversaria. Quando eravamo sullo 0-2 ha recuperato dei buoni palloni, non è un fuoriclasse, non fa cose eccezionali, ma fa cose utili che servono. Okay? Se voi non lo sapete, se non sapete cos'è il calcio, il problema non è né di Krunic, né di Pioli, né del Milan, ma è delle vostre vite fallite. Okay? Quindi i problemi li avete voi, non li ha il Milan. Il Milan cresce sempre di più, cresce sempre di più, e anche questi passi falsi, tutti questi errori che abbiamo fatto oggi, che abbiamo fatto a Napoli, che abbiamo fatto nel derby, che abbiamo fatto nelle partite in cui abbiamo fatto gli errori, li abbiamo fatti anche in partite in cui abbiamo vinto. Gli errori non si fanno solo quando non si vince, gli errori si fanno anche quando si vince. Gli errori che abbiamo fatto nel corso di questi anni, che qua e là facciamo anche in questa stagione, ci hanno aiutato e ci aiuteranno a diventare un club ancora più vincente, ancora più competitivo. Per questo sono fiero e orgoglioso, e il fastidio dei punti persi lo prendo e lo metto da parte e guardo la parte sostanziosa, dove eravamo, dove siamo arrivati e dove potremmo arrivare con una mentalità del genere. Noi non ci difendiamo, noi non facciamo catenaccio, noi cerchiamo di giocare sempre a pallone, quando siamo in vantaggio, quando siamo in svantaggio, contro qualunque avversario, al di là del risultato, perché è più importante il percorso, è più importante il dove si vuole arrivare e il come si vuole arrivare, e il mantenere alto il nome del nostro brand. E mantenere l'asticella mentale sempre più alta e cercare di fare cose sempre più difficili, le cose grandi ai grandi, le cose difficili per i grandi, le cose basilari, basiche, noiose, nauseanti ai piccoli, a quelli come la maggior parte di voi, non tutti, ma la maggior parte di voi. Ok? Punto e stop. Punto e stop. Quindi, chi non vede tutto questo? Chi non vede tutto questo, chi non sa tutto questo, chi non mette in primo piano tutto questo, non deve avere a che fare con me. Voi siete liberi di dire e fare quello che volete, io anche, e sono libero di decidere con chi avere e con chi non avere a che fare, ok? Sia nella vita reale che sui social, ok? Siccome già ho pensieri molto più importanti e molto più grandi, non voglio avere ulteriori fastidi, chiaro? Quindi, oggi sono stati fatti degli errori e anche gli errori di oggi serviranno. Serviranno. Ok? Abbiamo avuto tanti spazi, mi aspettavo un Lecce molto più guardingo, invece ci ha lasciato tanti spazi, ne abbiamo approfittato in buona parte. Poi, per qualche errore singolo, non l'abbiamo portato a casa, e soprattutto perché abbiamo un atteggiamento offensivo sempre e comunque. Questo
ci renderà ancora più grandi, come sempre. Con la C Milano nel cuore, per fortuna che la settimana prossima c'è il riposo.